Cerca la schiacciata, la trova e ci dà dimostrazione di tutto il suo grande talento con questa grandissima azione d'attacco, questa grandissima schiacciata davvero impressionante. Carter, che adesso viene raddoppiato nella metà campo di attacco della Solsonica, scaricato per Hart che va a schiacciare di prepotenza. Di Roy Hart si candida alla top 10 di Lega Basket. È di Lavrinovic, apertura per Rieschi, subito in velocità per Ries, grande tocco, grande intervento difensivo da parte di Sow. Sow davvero una bella cosa. Eccolo Sow che torna nell'altra metà campo e va a schiacciare.
You're unbelievable. Solito più assist anche per Finley in quella situazione. Maresca con la penetrazione cerca guai perché trova l'aiuto di Pazzo che vola in contropiede, schiacciata a gambe aperte. Rimaniamo però Finley. Fino alla fine. Finley accelera, perde palla, poi la recupera, Gigena affitta il tiro, lo effettua da tre. Realizza Mario Gigena! La tripla di Gigena è finita! Attenzione, Holland prova dalla parte opposta, sbaglia e vince Rieti, vince Mario Gigena! Vince Mario Gigena!
passa odor di mare, diesel, merda, morte, vita. Il patto è stringerci di più, prima di perderci forse ci sentono lassù. È un po' come sputare via il veleno. Bene anche un'altra neopromossa, la Solsonica Rieti, protagonista di un cammino regolare che le ha permesso di restare sempre al di fuori della zona pericolo. E pick and roll alto con Wade Halliwell, tagliato la linea di passaggio. Finley allora si alza e piazza la tripla che sta tanto di sigillo su questa partita. Di Halliwell, Lorbeck con la quinta stoppata, pazzesco, poi si lotta, rimbalzo e Halliwell pesca un incredibile jolly, canestro che viene convalidato e forse scrive la parola fine alla partita.